Ben ritrovati, in primo piano parliamo della stangata del giudice sportivo su Mattia Destro. La Roma dovrà fare infatti a meno dell'attaccante per 4 giornate, 3 turni di squalifica da parte di Tosel per la manata rifilata da Story nel corso della gara contro il Cagliari, 1 giornata invece per somma di ammonizioni. Ma non è l'unica brutta notizia per il club giallorosso, c'è infatti anche l'infortunio di Mehdi Benassia avvenuto sempre nel corso della gara contro i Sardi. Gli ultimi accertamenti sostenuti dal centrale marocchino hanno evidenziato una lesione al retto femorale della coscia sinistra, per l'ex udinese dunque uno stop di circa un mese. E ci concentriamo invece ora sul mercato, con il Napoli che cerca difensori per la prossima stagione. Si allontanano sempre di più Martin Skrtel e Daniel Agger del Liverpool, ma rimane sempre più caldo il nome di Thomas Vermaelen dell'Arsenal, che potrebbe arrivare per 10 milioni di euro. Rimane in lizza infine anche Jan Vertonghen del Tottenham. E parliamo ora di Luis Muriel, il talento dell'udinese sul quale ci sarebbero 3 club importanti italiani. Si tratta di Fiorentina, Milan e Napoli, che avrebbero già fatto le prime mosse. In pole position c'è però il club viola, sia per i buoni rapporti che lo legano all'Udinese, sia per la questione Quadrado. E infine parliamo del Milan. È ufficialmente cominciata la missione di Barbara Berlusconi negli Emirati. L'amministratore delegato rossonero è in questi giorni ad Abu Dhabi ed è previsto a breve un incontro tra i vertici milanisti e Aman bin Mohammed Al Maktoum, principe di Dubai, con il quale si potrebbe discutere la cessione di alcune quote del club. E con questa notizia è tutto, arrivederci alla prossima edizione.